Buon pomeriggio, ci troviamo alla Rocca Malatestiana per la presentazione del progetto Imparare Facendo. È con noi la vicepresidente della DFH, Francesca Burca. Come è nata l'idea di questo progetto? Allora, buon pomeriggio. L'idea di questo progetto è nata da un confronto sull'importanza che ha la relazione, perché abbiamo considerato che quello che purtroppo ci ha portato via la tecnologia, anche se da un lato ci ha aiutato tanto, è la relazione. Siccome le persone hanno bisogno di confrontarsi, di relazionarsi e non di essere separate da uno schermo per poter creare rapporti, abbiamo considerato che un veicolo, ossia quello di riprendere in mano le abilità del passato, quindi delle arti del passato che comunque sarebbero andate perse, mentre invece devono essere trasmesse, perché contestualmente trasmettendo queste arti si trasmettono dei valori. Quindi abbiamo considerato l'importanza, la valenza di tutto questo e ci siamo organizzati perché si potesse attivare questo progetto. Imparare Facendo è già stato avviato lo scorso anno presso Carignano attraverso la collaborazione dell'associazione Il Ponte di Enrico, e su Fano era importante attivare questo progetto e noi con l'associazione AGFH ed in collaborazione chiaramente con le signore che si sono attivate, ma soprattutto grazie al supporto di un contributo che ci è stato erogato dal comune, siamo riusciti a trovare questo spazio bellissimo che è una celletta della Rocca Malatestiana che grazie a Opera ci è stata messa a disposizione, e quindi questo progetto viene avviato grazie a questa unione di un sentire, proprio è l'unione del sentire, perché hanno compreso in tanti che questo saper fare è un veicolo del saper essere, e quindi è aperto dai 6 anni, dai bambini di 6 anni fino alle persone di 100 anni e più, e chi vuole, tutto qua. Siamo qui con Luana. Ti può spiegare di cosa si tratta nello specifico e chi è l'anima? Allora, questo progetto è stato sviluppato per ritornare a un momento ricreativo da fare insieme, un momento dove si possono fare dei lavori insieme, dove si può ascoltare un libro che magari ci leggono mentre uno fa un lavoretto. Quindi è un momento di condivisione ed è un momento dove le persone possono evitare anche una certa solitudine e riprendere i rapporti umani. La cosa è stata progettata da me perché ho trovato ho cercato di rispettare i bisogni della gente, e specialmente con il mio lavoro che facevo prima e poi anche da pensionata ho conosciuto una realtà dove le persone hanno bisogno di questi contatti. A chi è rivolto e chi può partecipare? Allora, questo sono degli incontri completamente gratuiti, e è rivolto a tutte le persone, sia uomini che donne, ed è rivolto a persone giovani e a persone meno giovani, quindi diciamo dai 6 anni, ecco, proprio dalle elementari, fino ai 100 anni,
perché abbiamo avuto tra di noi anche persone grandi. Diciamo che la persona più grande che abbiamo avuto ha 92 anni. E adesso quando riprenderemo qui a Fano la ritroveremo qui con noi. Poi, scusami, anche a tutte, cioè non solo tutte le età, ma di tutte le condizioni, quindi qualsiasi persona è ben accolta in questo progetto. Quali sono i giorni e gli orari? Allora, io momentaneamente ho dato un pochino questi orari, il mattino, dal lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e faccio dalle 10 a mezzogiorno, il martedì e il giovedì faccio il pomeriggio anche dalle 3 alle 7, uno alle 7 e uno fino alle 7 e mezza, però questi orari si possono anche modificare a secondo le esigenze dell'utenza. E poi il mattino l'ho diciamo lasciato un po' così per poter fare dei tirocini di inclusione sociale oppure anche delle alternanze scuola-lavoro. Nuovi corsi che avete in programma? Allora vediamo, cioè, i corsi li valuteremo di volta in volta, però comunque abbiamo preso adesso contatti con dei pescatori che verranno a insegnarci a fare le reti, perché con la rete poi possiamo farci tanti lavori. E inoltre abbiamo trovato anche un elettricista e un falegname che per i primi rudimenti verranno a insegnarci. Siamo qui con Luciana. È molto bello e lodevole mettere le vostre competenze a disposizione di altri. Quali ricorsi avete nel senso di soddisfazioni personali? Il riuscire a trasmettere tutto quello che so io, insegnarlo e trasmetterlo agli altri, ai ragazzi soprattutto. Siamo con la signora Luisa. Luisa è una luna di questo progetto. Le piace? Mi piace, sì. Finché ce la faccio, mi piace. Lo consiglierebbe? Sì, sì, perché si impara tante cosine che dà anche piacere e passa il tempo.